Offriamo questa messa per i nostri 21 fratelli cotti, sgozzati, per solo motivo di essere cristiani. Preghiamo per loro, che il Signore come martiri li accolga, per le loro famiglie, per il mio fratello Tawadros, che soffre tanto. Sii per me difesa, o Dio, rocca e fortezza che mi salva, perché tu sei mio baluardo e mio rifugio. Guidami per amore del tuo nome. Così Papa Francesco, all'inizio della messa del mattino celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, ha pregato per i copti egiziani rapiti e poi decapitati dai terroristi dell'ISIS in Libia. Nell'omelia, commentando la prima lettura sul diluvio universale, il Papa ha poi ricordato che l'uomo è capace di distruggere tutto quello che Dio ha fatto. Il passo della Genesi mostra l'ira di Dio per la malvagità dell'uomo e prelude al diluvio universale. L'uomo, ha constatato con rammarico il Pontefice, sembra essere più potente di Dio, è capace di distruggere anche la fraternità, e da qui nascono guerre e divisioni. Ma perché siamo così? Perché abbiamo questa possibilità di distruzione? Questo è il problema. Poi, nelle guerre, nel traffico delle armi, ma siamo imprenditori, sì, di che? Di morte. E ci sono i paesi che vendono le armi a questo, che è in guerra con questo, e anche lo vende a questo perché si continua la guerra. Capacità di distruzione. E questo non viene dal vicino, da noi. Ogni intimo intento del cuore non era altro che male. Noi abbiamo questo seme dentro, questa possibilità, anche abbiamo lo Spirito Santo che ci salva, ma dobbiamo scegliere nelle piccole cose.